Da quando ho smesso, sono ormai, questo è il sesto anno che ho preso la passione per il calcio minore, per il calcio giovanile. Ho sempre avuto la passione per i bambini, anche se chi mi conosce magari mi ritiene un pochino più rude, ma chi poi fondamentalmente mi conosce sa il tipo di persona che sono. Ti sciogli. Sì, appunto ripeto, chi mi conosce sa perfettamente come io amo i bambini e la passione che ci metto per fare in modo che tutto possa procedere nel modo migliore. Quest'anno, come dicevi tu, siamo arrivati purtroppo già all'ottava edizione del Memorial Gianni Scalera, in memoria della, noi lo chiamiamo la nostra stella. Dopo 8 anni faccio ancora fatica a parlare di a pronunciare il nome di Gianni, ma questo dimostra che quanto noi ci teniamo a questa manifestazione, e non a caso oggi, grazie a te, la rendiamo ancora più professionale rispetto agli anni trascorsi. Da, comincia l'era toscano, che era sarà secondo te? Ma io mi auguro, tu lo sai, io fondamentalmente sono una parte di me. Io vivo a Caserta, ma una parte di me comunque vive ad Avellino. Quindi io quello che posso dire ed augurare sempre che mi auguro, è il sogno che ormai ogni anno tutti noi speriamo, ma lo sperano i tifosi dell'Avellino, di magari vedere l'Avellino anche in Serie B, magari poter approdare nel calcio nella massima serie, cioè in Serie A. Io mi auguro e spero che quest'anno magari, con l'arrivo del nuovo mister Toscano, come dicevi tu, con l'arrivo di nuovi giocatori, con gli stimoli nuovi e con quello che io chiamo la parte fondamentale di Avellino, la tifoseria, spero che con questo binomio di riuscire magari a vedere finalmente l'Avellino nella massima serie. Io ovviamente sono tifoso della Casertana e qui alle mie spalle ci tenevo Sono a gemellati, fare quindi c'è l'intervista problema. con il nome della mia città dietro, ma come dicevi tu, tra l'altro le due società sono gemellate, quindi forza Casertana e forza Avellino. Senti, devo farti una domanda. Si è aperto un caso vecchia guardia, come ai tempi tuoi di Biancolino, questa volta riguarda Castaldo e D'Angelo. D'Angelo è in scadenza, Castaldo ha molte offerte e sembra voler rimanere. Al tuo posto, che faresti? Al loro posto. Ma vabbè, queste sono decisioni che solo loro possono prendere. Io posso parlare, posso rispondere sulla mia pelle per quanto poi mi sia potuto succedere negli anni che sono stato ad Avellino. Io ogni anno, fortunatamente, ad ogni fine campionato avevo tantissime richieste, però poi sapete benissimo che io per 6 anni sono rimasto legato alla maglia dell'Avellino, quindi questa è la mia risposta.